Questa conferenza stampa è stata indetta per diciamo così, anticipare il dibattito che ci sarà venerdì a Zola Predosa, e saranno presenti Giancarlo Borsari, sindaco di Zola Predosa, Gerardo Colombo, ex magistrato, Libero Mancuso, ex magistrato, assessore al comune di Bologna. Ci sarà il moderatore Giorgio Santelli, che è il direttore di Articolo 21, consulente di Rai Sat. Questa conferenza, io credo che sia una cosa anche molto importante, vede riuniti due ex magistrati, uno Gerardo Colombo, l'altro Libero Mancuso, che sono due magistrati assieme all'associazione di Bologna, all'associazione della strage e alla strage di Bologna. Sono tra l'altro due magistrati che hanno contribuito enormemente alle indagini per quello che riguarda la strage alla stazione di Bologna. Gerardo Colombo, con tutto il filone della P2, annessi e connessi, che hanno riguardato non poco la strage di Bologna, Libero Mancuso, che ha fatto il pubblico ministero nel primo processo per la strage stessa. Ecco, per quanto riguarda noi come associazione di Bologna è sicuramente un grande momento quello di ringraziare questi due magistrati per tutto quello che hanno fatto nel loro percorso all'interno della magistratura per quello che ci riguarda, ma sarà sicuramente anche un momento importante per quanto riguarda il loro percorso di vita e la loro scelta di vita uscita dalla magistratura, che non è almeno da quelle che sono le dichiarazioni, una sfiducia nei confronti della giustizia in quanto tale, ma è un percorso che tende ad essere utile alla società civile anche da altri versanti. Libero Mancuso, facendo l'assessore, per quanto riguarda Gerardo Colombo, scrivendo e facendo iniziative divulgatrici nelle scuole e da altre parti. Per la verità anche Libero Mancuso va nelle scuole a parlare di giustizia e di cose di questo tipo, pertanto è un'attività che continua e non è mai cessata da questo punto di vista. Ecco, io credo che l'iniziativa di venerdì voglia dare anche, come dire, come dice il titolo, il senso della giustizia, che non termina nel momento in cui uno, una persona fa una scelta di vita diversa dal magistrato ad altri, ad altri ruoli, ma prosegue e continua nella società civile rendendosi utile e tra l'altro facendo in modo che questo senso della giustizia continui e venga partecipato nell'ambito della società civile, nell'ambito di tutta la società. Io adesso do la parola al sindaco di Zola, che anche lui mi dica e anticipi la riunione di venerdì e poi andiamo avanti. Beh, io voglio essere molto breve, anche perché i protagonisti della serata del 25 sono giustamente Paolo Bolognesi e i magistrati, ex magistrati, insomma, che sono Libero Mancuso e Gerardo Colombo. Credo che bisogna ringraziare soprattutto l'associazione Nadir, insieme all'associazione dei familiari delle vittime del 2 agosto per aver organizzato questa serata. Il comune di Zola Predosa ha messo a disposizione semplicemente, sono quelli che fanno di meno, però credo che sia anche un dovere delle amministrazioni pubbliche cercare di diffondere il tema della giustizia e complessivamente quello della legalità anche nei valori, nelle cose semplici di tutti i giorni. Parlare di temi come questi, insomma, quello della strage di Bologna del 2 agosto, dopo molti anni, e più complessivamente del funzionamento della giustizia in Italia, credo che sia doveroso da parte nostra, quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare in modo che sia possibile raggiungere i cittadini, le persone che quotidianamente poi risentono di questo bisogno, di questa mancanza che è abbastanza evidente, mi permetto di dire. Io rappresento l'associazione medica Nadir e insieme all'associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto abbiamo pensato di organizzare
questo convegno. Ringraziamo tantissimo il Comune di Zola Bregosa perché ci è stato utilissimo, con grande efficienza e grande impegno invece ci ha dato una mano ad organizzare, e perché abbiamo deciso noi come associazione medica di affrontare il tema della giustizia, che sembra una roba così lontana, in realtà non lo è affatto. Perché questo senso della giustizia, così come esce dalle dichiarazioni del dottor Colombo, parte da un bisogno emergente, cioè quello di costruire una cultura che è basata sul rispetto delle regole democratiche, al di là di quella che è la cultura corporativa, invece assolutamente imperante in questo contesto sociale. Noi come organismi diamo moltissima importanza al discorso etico nello svolgimento sia delle nostre funzioni sia nella conduzione dei nostri organismi sociali, e all'indipendenza che si basa sul rispetto di quello che è il binomio libertà uguaglianza, e che appunto tende ad osservare quella linea di confine oltre la quale si rischia di invadere l'altro. Ecco, questa linea di confine, rispetto di questa linea di confine, non è più un adempimento di un obbligo da parte nostra, ma diventa l'espressione di una nostra convinzione radicata che non soffre quindi di alcun timore di cadere nella trappola dei ricatti, perché come dice il dottor Colombo, purtroppo la nostra è una società dominata dal ricatto. Noi siamo medici, siamo psicologi e portiamo avanti un progetto di reintegrazione nel sociale dei soggetti portatori di disagi che prevalentemente, su strutture particolarmente predisposte, nascono dalla depressione di associare, un sociale altamente patogeno. Quindi la diversità per noi diventa un valore aggiunto e non un deficit, e su questo noi puntiamo. Noi pensiamo, in sintonia con quello che il dottor Colombo ha dichiarato dopo le dimissioni e anche quello che ha dimostrato durante i 33 anni di attività, sull'importanza del passare delle cognizioni affinché l'individuo si senta responsabile e possa fare delle scelte che siano libere e non condizionate. Questo è un pochettino il punto di riferimento, insomma. La parola a Guido Mancuso. Sì, dunque, credo che vada un incontro estremamente interessante, e anche più di magistrati, ma ex magistrati, chi l'avrebbe detto qualche anno fa, Colombo, io, per gli usciti dalla magistratura anche con un grande senso di amarezza, e Gerardo Colombo racconta appunto le cose che prima sono state dette, la necessità di disporre di spazi di autonomia, di indipendenza totali, e in qualche modo l'offuscamento di queste prerogative, che sono prerogative indispensabili per poter esercitare giustizia in maniera uguale verso tutti, come sarà imposta la nostra Costituzione. E forse queste condizioni sono andate progressivamente a scomparire. Dico questo pensando ai 5 anni che ci hanno preceduto, 5 anni di governo Berlusconi, dove lo Stato di diritto ha subito una forte crisi per quanto riguarda proprio i principi di eguaglianza. Noi abbiamo assistito ad una offensiva verso il senso della giustizia e verso l'intera magistratura che non aveva precedenti, e questi prezzi si pagano, perché evidentemente questi attacchi, queste aggressioni, questi insulti, queste intimidazioni lasciano il segno, non possono non lasciare il segno. E uno di questi frutti amari era appunto il ritorno dell'ex presidente della prima sezione della Cassazione penale, Carnevale, oramai a un'età superiore ai limiti previsti, che sono ben consistenti, che sono 75 anni, rientrare in magistratura come presidente della sezione di Cassazione
e avere la garanzia che ci resterà per ancora altri 8 anni. Sono cose grossolane che avvengono soltanto nel nostro paese, dove evidentemente la giustizia attraversa una crisi profonda. Io credo che di questo se ne debbano rendere conto chi ci governa, ma credo che non è ancora venuto questo momento, perché le cose sono rimaste come erano prima, ed anzi la prima legge che è stata approvata dal governo di centro-sinistra, la maggioranza di centro-sinistra, è l'indulto, che è stato approvato unitamente alla ex maggioranza governativa. Dunque una continuità nell'affrontare le questioni più delicate della giustizia, che lascia molto perplessi. Teniamo conto che l'indulto ha fatto in modo che una quantità di soggetti lasciassero le carceri, ma non solo non ha portato nessun contributo allo snellimento dei tempi della giustizia, ma li ha addirittura appesantiti e ha reso una serie di processi, numerosissimi processi, del tutto inutili, tenuto conto che tutti i reati avvenuti fino al 1° maggio del 2006 sono coperti da 3 anni di condono, e dunque molto spesso le condanne non avranno senso alcuno. Dunque siamo in una vicenda estremamente delicata, siamo in momenti particolarmente allarmanti, siamo peraltro di fronte ad un ritorno di attività che hanno un significato eversivo e che creano allarme e che dovrebbero trovare i nostri tribunali, i nostri giudici e le forze di polizia in piena capacità di affrontare questi nuovi problemi. E io credo che si dovrà porre mano perché tutto questo avvenga, altrimenti le sorprese potrebbero essere estremamente negative. Ora invio per il resto alle cose, se avete delle domande da fare vi risponderemo, ma penso che sarà un incontro molto interessante e anche, devo dire, molto atteso. E ringrazio per questo il sindaco di Zola e l'associazione Nadir che l'ha organizzata, per questa sensibilità nell'affrontare temi così difficili. Aggiungo una cosa, prendo dall'emozione prima, che mi sembra piuttosto importante. Il ruolo dell'educatore, cioè il ruolo, chiunque svolga un ruolo di educatore, che sia un medico, che sia un giornalista, che sia un uomo di legge, a un certo punto della sua carriera o della sua vita, vuole o forse debba comunque rendersi conto dell'importanza del ruolo sociale che svolge. Perché, come diceva il dottor Mancuso, che siamo ancora lontani dall'avvicinarsi a quello che è il senso della giustizia, in realtà sta nella società civile in cui svolge determinate mansioni, fare proprio determinati concetti, perché finché non partono dalla base, per arrivare alla base, poi non possono cambiare le cose, con tutto il potere che può esprimere la politica. Però se noi tutti che svolgiamo ruoli educativi non ci mettiamo in prima fila e non facciamo delle scelte ben precise ed eticamente comportate, credo che sia ancora più difficile poter procedere in questo senso. Per questo è così importante il passaggio di conoscenza agli individui, che soprattutto coloro che si sentono e che credono di vivere a immagine della società. Prima Paolo Bolognese ha detto vogliamo ringraziare il dottor Mancuso, il dottor Colombo. Ecco, io ringraziamenti non ne ho mai avuto, se non da cittadino. E ho servito questo paese nella giustizia come era mio dovere, peraltro facendo semplicemente le cose che un magistrato avrebbe dovuto fare, incontrandomi con il terrorismo di Senzario, il sequestro civile, la strage del 2 agosto, e avendo sempre la disavventura di incontrare pezzi dello Stato collusi con
l'emersione. Questo non mi ha permesso di avere ringraziamenti né prebende né possibilità, come so dirsi, di carriera. E di questo, voglio dire, ne sono anche orgoglioso. Quando sono andato via, avevo fatto delle domande per accedere ad altri incarichi, non, e mi sono state bocciate anche con i voti dei rappresentanti della sinistra, non meglio dei DS, e anche di questo sono orgoglioso. Dobbiamo ringraziare anche la collaborazione di Arturo Iris TV, con il quale collaboriamo da parecchio tempo, con la TV indipendente, e di Articolo 21. Giorgio Sartelli sarà presente come moderatore la sera stessa ed è il direttore, come sapete tutti, di Articolo 21. Quindi dobbiamo ringraziare anche queste due organizzazioni che sono assolutamente in sintonia con quello che è il nostro discorso. Così a margine della questione, no? Visto che si parla tanto di terrorismo, momento del terrorismo, Bologna, ieri c'era una serie di articoli che parlavano della situazione di Bologna in maniera estremamente anche preoccupata, no? E la scorsa settimana a Roma al Resident Lupetta è stato presentato il libro di Andrea Colombo, che posso garantire un po' il pettone di quelli molto indigesti sull'innocenza di Mambro e Faravanti, un libro di pura disinformazione. Beh, nel parterre c'erano terroristi di destra, terroristi di sinistra, Fioravanti, La Faranda, Morucci, sono tutta una serie di personaggi tutti della famiglia, tutti personaggi così, e poi c'erano naturalmente una serie di deputati, c'era anche Raisi, no? Tanto per cui fa tutto quel gran casotto contro il terrorismo, c'era anche lui dentro. Doveva esserci Cossiga, ma si è scusato perché non poteva esserci. Doveva esserci Furio Colombo, ma non poteva esserci dopo pensa lui a inondare l'unità con tutta una serie di stupidaggini che non finiscono mai, però anche questo è. E c'era anche un consigliere di Prodi. Questo ci lascia molto perplessi perché vediamo in questo una irresponsabilità generalizzata nel momento in cui si fa il discorso della battaglia contro il terrorismo. Battaglia contro il terrorismo vuol dire avere un rispetto per la gente e soprattutto avere degli atteggiamenti coerenti. Nell'ambito del palazzo manca proprio questa coerenza, secondo me. E anche un minimo di sensibilità, perché questi incontri sono avvenuti all'indomani della proclamazione del giorno del rispetto delle vittime del terrorismo, che invece sono state insultate con queste iniziative, con questi articoli. Purtroppo l'unità si è messa al centro di questa disinformazione. Noi non vi, io, deve, dovete sapere, mi invitano continuamente Sky, 7, Rai, e quando chiedo chi c'è mi dicono Fioravanti e Mambro, io dico coccolatevi voi, certamente non posso confrontarmi con due soggetti condannati, oltre che per strage, anche per altri 7-8 omicidi, peraltro di una efferatezza straordinaria. E dunque parlano loro, parla Colombo e dicono una serie di menzogne, alterano la verità e fanno una propaganda talmente negativa che indica il successo di questi straordinari criminali nel momento in cui tutti dovrebbero prendere le distanze da chi pratica la violenza, il sangue, l'assassinio come metodo di lotta politica. Questo ancora oggi in Italia non avviene. Quando ci si chiede come mai il terrorismo all'India, io credo che bisogna pensare anche a questo. Cioè, è l'unico paese d'Europa in questo momento. Ed è vergognoso che giornali come l'Unità si siano schierati ad appoggiare un libro come quello di Colombo che fa paura da questo. E quello si può fare ma con argomenti, non lo si può fare con ideologie, questo è la cosa. Un'altra cosa, aver scelto il 9 maggio, giorno istituito quale giorno della memoria, per pubblicare un articolo in appoggio di Mambro e Faravanti da parte dell'Unità, io credo che sia una testimonianza di una insensibilità e di una incoerenza e di uno spregio della verità incredibile. Se è vero
altre presentazioni, anticipazioni sul diploma che per attribuire, diciamo, la responsabilità della strage del 2 agosto ad altre figure che non siano Mauro Fioravanti, se è vero che Colombo adopera l'ipotesi della bomba scoppiata per caso. Sì, c'è. Quindi il suggerimento di Cossiga. Per il suggerimento di Cossiga, perché sono una bella coppia. Tu vai da Cossiga, a Cossiga ha interrogato e gli ha chiesto: ma perché insiste nel dire che sono innocenti Mauro Fioravanti? Ah, me l'hanno detto i terroristi di sinistra. Beh, scusi, sai, i magistrati dicono un'altra cosa con documenti eccetera e i terroristi di sinistra dicono così. Ah, ma i terroristi di sinistra sono gente che ha sparato, gente che aveva un'ideologia, i magistrati con tutti sì, andiamo, tutta un'altra cosa. Questo è Cossiga, eh? E questo lo abbiamo avuto come Presidente della Repubblica. Allora, finché noi non ci liberiamo di questi orpelli, perché sono ancora personaggi che, come posso dire, dirigono la vita politica italiana, danno degli annunci in questa direzione, io credo che il terrorismo molto probabilmente avrà anche una buona strada da percorrere, perché ci sono dei personaggi di questo tipo che ribadiscono sulla menzogna e vanno avanti sulla menzogna, ed è un problema estremamente delicato per la vita democratica. Signori, arrivederci.